Costa, ma diciamo che ha fatto abbastanza per uscire dall'Europa League. Scelta intelligente secondo me, perché comunque la Lazio non poteva avere l'organico per reggere su tre fronti. La Coppa Italia è tutta un'altra storia per me. A Napoli la Lazio, pur perdendo, ha giocato una delle partite più belle in assoluto della stagione, secondo me stabilizzava di passare, e quindi lì è stato episodico. Quindi io sulla Coppa Italia, più di quello che hanno fatto non potevano fare, per me è stata una prestazione eroica. Mi sembrava di vedere il Liverpool di Klopp in quella partita, senza essere blasfemo. E sì, è così, cioè questa è una squadra che giocatori contati è forte nei suoi, è molto forte nei suoi picchi più alti, però se ti manca Acerbi in difesa, se ti manca Luis Alberto a centrocampo barra tre quarti, Immobile davanti, questa è una squadra che non può reggere. Adesso in Champions secondo me ormai ci sta con più di un piede e tre quarti, quindi quest'anno, e l'ho capito subito che quest'anno voleva almeno Inzaghi e la squadra volevano la Champions, quindi sul pericolo Champions credo che ormai non ci sia più, anche perché la Roma e il Napoli vanno molto a corrente alternata, sono squadre che comunque hanno dei problemi oggettivamente. La Lazio è una squadra che pur con tutti i suoi limiti di organico, con un presidente taccagno che non spende mai un centesimo e non fa nulla mai per migliorare questa squadra, è comunque una squadra che nei suoi picchi più alti è molto forte, e comunque è una squadra che gioca anche insieme da tanto tempo, perché giocano, sono sempre gli stessi da diversi anni a questa parte, con uno o due pedine aggiunte, quindi è una squadra che ormai gioca e si conosce a memoria, quindi il pericolo Champions non c'è. Ma però io sono arrabbiatissimo. Ci credi allo scudetto, Andrea? Ci credi allo scudetto? Ecco, è arrivata la domanda. Ecco, tu sei uno, sto dicendo a questo, sì. Sto rispondendo proprio a questo. Allora, io molto sinceramente fino alla partita di ieri sera non ci credevo. Era un del calcio, ho visto di tutto, per carità, ho visto vincere il Verona di Bagnoli e altre squadre forti, per carità, ma squadre che sulla carta non erano da, diciamo quantomeno non erano da scudetto, pur essendo squadre forti. Quindi io, vedendo gli organici della Juve e dell'Inter, ancora oggi stento a credere che la Lazio possa vincere uno scudetto, perché c'è un abisso tra queste due, tra Juve, Inter e Lazio come organico, parlo come rosa in assoluto, non tanto come squadra titolare quanto come rosa. E nel calcio moderno oggi devi, per vincere devi avere di base almeno 18 giocatori forti, la Lazio 18 giocatori forti non li ha, lo sappiamo tutti, però sappiamo anche che questa è una squadra che ha molto cuore, è una squadra che sta crescendo molto in autostima, ha una sola competizione ormai da gestire e quindi è avvantaggiata da questo punto di vista, e lo sarà ancora di più adesso quando iniziano le coppe. Esatto. Però io, ragazzi, sono incazzatissimo, perché con una squadra in piena corsa per lo scudetto, un presidente vero, un presidente che si possa chiamare presidente, che abbia un cuore, un minimo di attaccamento alla propria società, lo fa un acquisto, ok. Si organizza e prende due giocatori almeno, perché io sono convinto che con due giocatori forti presi nel mercato di gennaio la Lazio avrebbe vinto lo scudetto. Così è molto più complicato. Però io dopo la partita di ieri sera ci inizio a credere, perché comunque tu hai battuto una squadra forte ieri, e l'hai battuta non per caso, perché la Lazio ieri, secondo me, l'ho anche scritto, ha fatto una partita di grande maturità e di grande saggezza. Cioè io con la partita di ieri sera ho avuto la risposta definitiva che questa è una squadra ormai matura. Perché anche Zaghi è stato molto bravo sia nella gestione della partita ieri sera che nell'utilizzo dei cambi. È vero. Per me la Lazio, pur non dominando, perché la Lazio non ha dominato ieri sera, ma per me la partita l'ha vinta alla fine con pieno merito.
perché il secondo tempo la Lazio ha giocato una partita molto intelligente, l'Inter è riuscita a non rendere mai pericolosa l'Inter, e l'Inter è una squadra che ha magari gioca molto meno bene della Lazio, questo è l'oggettivo, ma ha tanta qualità, tanta roba nell'organico, ragazzi. Ma voi provate a pensare se avessero preso, cioè, per noi è fantascienza, se ci avessero preso Eriksen non so, tutti gli altri giocatori che sono, cioè l'Inter è una squadra che ha acquistato dalla Premier League, ragazzi, sì. E poi anche lì c'è da aprire una parentesi, perché Conte, pur essendomi molto antipatico, per me è un signor allenatore, però ultimamente anche a lui trovano lì le vanno dette, perché ha fatto il diavolo a quattro per farsi comprare l'impossibile ed ha avuto l'impossibile tra il mercato estivo e il mercato invernale, e fa il diavolo a quattro e attacca la società anche pubblico, perché l'organico è così, gli devono prendere questo, quest'altro e quest'altro ancora, e poi ieri sera ci viene a dire in TV che è difficile inserire Eriksen, che non si può cambiare modulo di gioco perché diventa complicato, quello eccetera. Allora perché hai fatto il diavolo a quattro e ti sei fatto comprare Eriksen subito a una barca di soldi, quando nel prossimo mercato lo avresti avuto forse a parametro zero? Lo conosciamo un po' Conte. Guarda Andrea, ti voglio girare dei messaggi perché ne stanno arrivando, ma... sennò poi non riesco a leggere. Ce n'è uno che mi piace molto e che dice: vinca o non vinca lo scudetto, questa squadra, la Lazio, rimarrà nella storia per il bel gioco, i risultati e l'attaccamento dei giocatori alla maglia. Sei d'accordo? Assolutamente sì, e lo stesso dicasi per l'allenatore, purtroppo lo sono molto meno sul presidente, su cui vabbè, lasciamo perdere. Siamo tutti d'accordo, penso, su sì, dai, diciamo gran parte dei tifosi la pensano come te, però c'è tanto affezione, c'è insomma un certo legame tra i tifosi e questa squadra. Tu ti senti legato a questa squadra? È tra le migliori, tra quelle che ti hanno coinvolto di più da quando tifi Lazio, Andrea? Allora, io ho vissuto tante Lazio, sicuramente molte più di voi, purtroppo e per fortuna, purtroppo perché magari sono un po' più anziano di voi, per fortuna perché ho avuto la possibilità di godermi un altro calcio, quello degli anni 70-80, sicuramente molto più bello di adesso, dove c'era spazio per i valori, i sentimenti, dove c'era anche un rapporto molto più ravvicinato tra i tifosi e la squadra, eccetera eccetera, però ecco, questa è una squadra, come la squadra e l'allenatore stanno conquistando e stanno trascinando indubbiamente, questo gliene va dato atto. Poi è chiaro, io capisco anche Zaghi, però qualche volta mi ha fatto pure incazzare quando è stato troppo aziendalista, quando non si è posto sul presidente, però da una parte lo capisco e anzi gli faccio i complimenti, perché non è facile con 11 giocatori contati, oppure in qualche caso dover schierare qualche pippa, perché comunque qualche pippa in passato l'ha dovuta anche schierare, riuscire ad arrivare a portare la Lazio al punto in cui l'ha portata lui. L'unica cosa è che non si azzardi il presidente a prendersi i meriti, qualsiasi cosa dovesse arrivare di Champions o Scudetto, perché i veri tifosi della Lazio se lo dovrebbero mangiare vivo se solo ci prova, perché se dovesse arrivare lo Scudetto, io l'ho scritto ripetutamente e lo confermo, che piaccia o meno a qualcuno, lo dico a zero meriti, e tale ne ha molti pochi, perché è vero che ha preso qualche giocatore buono, è vero che lavora con pochissimi soldi, ma altrettanto vero che ha portato un esercito di pippe. Allora, se la gente si ricorda di Milinkovic-Savic, che tra l'altro io sono stato l'unico a parlarne bene di Milinkovic, tra l'altro c'è una domanda proprio su Milinkovic, mi inserisco e te la faccio, che ci arriva per messaggio: Milinkovic li vale 100 milioni? Allora, secondo me non è questo l'approccio giusto di parlare di calcio, nel senso che non è la questione, non è se vale 100 milioni, 110 o 90. Allora, Milinkovic è sicuramente un giocatore molto forte, e io appunto così completo quello che stavo dicendo prima, e sono stato l'unico a dire che stava prendendo un grande giocatore, quando tutti quanti che se ne uscivano con il classico ma chi stava a prendere, ma chi stavo trattando, eccetera eccetera, perché io Milinkovic
di Milinkovic Savic avevo visto tutte le partite con la Serbia al mondiale under 20 e 3-4 partite nella Jupiler League belga, quindi sapevo che era un giocatore forte, ma avevo anche ammonito sul fatto che per passare il turno con Leverkusen non bastava Milinkovic, ma bisognava comprare anche un difensore centrale forte e un centravanti. Infatti poi, come al solito, purtroppo mi hanno dato ragione, perché Maurizio non è buono, purtroppo, simpaticissimo, ragazzo d'oro, per carità, però non era buono neanche per giocare nel giardino zoologico, tant'è che oggi gioca nel campionato thailandese, ecco. Maurizio gioca in Thailandia oggi, Maurizio, vi ho detto tutto, e senza centravanti abbiamo visto quello che è successo. Allora, Milinkovic è un grosso giocatore, io non lo so se vale 100, forse 100 esagerato, 80, 70, quello che è. Sicuramente un giocatore molto forte. C'è una sola cosa, Milinkovic, purtroppo, che non è sempre continuo, che a volte in alcune partite sparisce completamente e in altre invece è un giocatore stellare che ti fa la differenza. Se trova un pizzico di continuità, per me li vale, con i prezzi di oggi li vale, perché comunque è un giocatore che ha tanta roba. Se tu vai a soppesare qualità tecniche, fisiche, duttività nel ruolo e tante altre componenti, è un giocatore che per il calcio moderno oggi è perfetto. Cosa gli manca? Soltanto un po' di continuità in più. Senti, io vorrei farti una domanda in futuro, visto che hai parlato della Serbia, che so che tu segui anche le nazionali. Li vedrai gli europei quest'estate? Sì, li vedrò, anche se comunque sono molto stanco, perché comunque non stacco mai, non è facile, ragazzi, ve lo assicuro, seguire 3-4 partite, certo, quasi tutti i giorni di tutti i campionati del mondo, quindi io arrivo sempre cotto a fine stagione, perché veramente sforzo gli occhi, la testa, perché non è facile, sì, stare in contemporanea su 3 televisori, 2 PC, eccetera, eccetera. Ma come fai? Li vedrò. Come fai? Come faccio? È la passione che ho per il calcio, per la parte bella del calcio. Io dico sempre, amo molto il calcio, che è uno sport meraviglioso, e amo molto meno tutto ciò che ci gira intorno, perché comunque non è più una cosa bella e pulita come per carità, anche prima c'erano i difetti, i problemi, ecco, però diciamo, ecco, che prima c'erano molti più valori, c'erano persone migliori, insomma, cioè, io rimpiango, ve la faccio breve, rimpiango un calcio dove c'erano presidenti come Paolo Mantovani, Rozzi, il nostro Lenzini, lo stesso Dino Viola, insomma, gente che aveva umanità, attaccamento, gente che ci metteva i soldi propri proprio perché per la passione che aveva. Adesso è facile, quando la gente mi viene a dire lo Tito è stato il presidente migliore, perché a parte che poi c'è da valutare pure che tipo di trofei si vincono, perché per me la Supercoppa italiana è un trofeo molto molto minore, ma a prescindere da quello, io ricordo sempre a tutti che fin dall'avvento di Cagnotti i presidenti prima ci mettevano i soldi loro e avevano solo i botteghini del merchandising. Adesso è molto più facile vincere con i soldi delle TV, eccetera, e con tanta altra roba. Quindi, cioè, paragonare al limite con Cagnotti sotto altri motivi ci può anche stare il paragone, anche se non ci sta per tanti altri motivi, ma paragonare lo Tito a Lenzini, ai presidenti che c'erano prima, a certe Lazio povere che io ho vissuto, che erano povere ma piene di sentimenti, dove si faceva fatica veramente a mettere il piatto per il pranzo e per la cena, ma dove comunque c'era gente che ha dato l'ania per salvare il club e per portarlo ai livelli in cui poi è arrivato oggi. Poi, per carità, lo dite, è un presidente capace per altre cose, per esempio lui è bravissimo nella gestione della contabilità, però c'è un piccolo particolare, che lui gestisce per se stesso e non gestisce per la Lazio.
perché altrimenti, voglio dire, insomma, cioè, lo capisce pure un cieco che se tu compri due giocatori e una società col bilancio sano, non venitemi a dire che non poteva spendere 20 milioni a gennaio. Beh, sì. Questo è il discorso. Come a giugno, se andiamo in Champions League, cioè io mi aspetto da una società seria non che mi compra una cozzaglia di VIP e di scommesse, o che mi spende 200 milioni, non chiedo la luna, non pretendo che mi spendi 200-300 milioni di euro sul mercato, perché è folle solo pensarlo, ma spero che lui, che si prendano tre giocatori spendendo 60 milioni di euro, tre pezzi da 15-20 milioni di euro. Andrea, allora, dato, aspetta, dato che dobbiamo...